è stato aggredito in pieno giorno da un gruppo di giovani che lo hanno ferito al volto. Torna così ad accendersi l'allarme ai giardini del Porcinai. Ci troviamo a pochi passi dalla stazione di Arezzo. In questa zona c'è un certo grado di disagio. È veramente lasciata all'incuria totale. Sono sempre le persone che o sono ubriache, drogate, dopo una certa ora non si cammina qui. Ad aggredire un passante nel primo pomeriggio per futili motivi, un gruppetto composto da 4-5 ragazzi a lanciare l'allarme presenti in zona che hanno sentito delle urla a pochi minuti e sul posto è arrivata la polizia di Stato. I giovani aggressori si sono subito dati alla fuga mentre l'uomo, medicato dal personale del 118, ha riportato un trauma facciale con una prognosi di alcuni giorni. Adesso sono in corso le indagini per rintracciare i presunti responsabili. Succede quotidianamente problemi qua davanti, siamo messi veramente male, ma questa ormai è una storia vecchia, non è che raccontiamo niente di nuovo adesso, tutte le sere qui ci sono spaccio, non c'è nessuno, anche piuttosto buia come zona. Quindi. Nelle scorse settimane, sempre nel centro storico aretino, in piazza Sant'Agostino, un altro uomo era stato vittima di un'aggressione per aver chiesto a dei giovani di legare il loro cane di taglia grossa mentre lui stava camminando assieme al suo amico a quattro zampe che si trovava al guinzaglio. La situazione è fuori controllo in piazza Sant'Agostino, a me mi hanno preso anche a pugni nel viso una volta, 2 anni fa, assolutamente ci vuole più controllo in piazza Sant'Agostino e Arezzo in generale.